Per ripartire, il territorio teramano utilizzerà un cassetto pieno di progetti, 25 schede, redatte da comuni e aggregazioni di comuni, che coprono quasi tutta la provincia di Teramo. Un volume di investimenti di oltre 1,5 miliardi di euro per un territorio che vanta il primato del Tris mare, borghi e montagna. Non un libro dei sogni, i progetti sono stati redatti seguendo le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa, il Recovery Fund, utilizzando quindi indicatori economici, esaminando i punti di debolezza e individuando soluzioni. Come provincia abbiamo inteso di coinvolgere i comuni, la più bella risposta sono le tante schede, i tanti progetti messi in campo. Che cosa mi ha colpito di più? Che quello che covavo da tempo, noi non dobbiamo inventarci nulla. Ecco, dobbiamo solamente promuovere e valorizzare quello che abbiamo. E in tanti progetti abbiamo promosso quello che noi siamo, perché noi siamo collina, siamo montagna e siamo mare. Le linee di azione di questo primo parco progetti elaborate da provincia e comuni di Teramo si concentrano sulla rigenerazione urbana, sul turismo slow, ma anche sul potenziamento dei servizi pubblici locali, in particolare le reti di trasporto pubblico e anche sulla sanità. I progetti riguardano appunto sia la costa, abbiamo un ATS dove alcuni comuni si sono consorziati, l'ATS della costa che comprende ben 7 comuni da Martinsicuro a Silvi, così come anche le aree interne, c'è un interessante progetto che coinvolge 23 comuni con alcuni comuni addirittura della provincia di Pescara e dell'Aquila, ed è un progetto appunto che riguarda il turismo coordinato dal comune di Crognaleto. Dentro le schede molta attenzione anche alla cultura, eventi e manifestazioni con un occhio alle giovani generazioni. Di Vingranzasso è una rete di sindaci del cratere che pensano non solo all'aspetto culturale, alla ricostruzione delle case, ma anche alla valorizzazione di questi territori. Include in esso anche un incubatore, quindi un momento di formazione, e pensiamo alle attività commerciali, pensiamo a coloro che vivono la ricostruzione, ma insomma che non lasciano case vuote. Tra i progetti arrivati, quello di Montorio, forse il più innovativo, perché con una funivia si collegherà Montorio ai prati di Tivo. Il titolo è Gran Sasso 2030 perché a mio avviso, dopo i risultati che non ci sono stati negli ultimi anni, quindi la desertificazione, problema nell'impiantistica, dobbiamo cambiare schema di gioco. Lo schema di gioco lo cambi creando un vero comprensorio montano, e il comprensorio montano lo crei con i collegamenti. Montorio ha una posizione straordinaria, è la base del Gran Sasso, a 25 minuti dal mare, e può diventare per davvero la vera porta del parco. Ma non è un progetto di Montorio e neanche della provincia di Teramo. Io credo che debba diventare un progetto di Regione Abruzzo, perché è un progetto ambizioso che farebbe diventare in Abruzzo la prima regione in Italia ad avere una funivia di 9 chilometri.